speciale Polifemo, diversamente Natale, a Leporano, attraverso la visita nelle case per ammirare i vari presepi, non certo per un fatto estetico, per carità la bellezza dei manufatti è apprezzabile, ma vogliamo dare rilievo soprattutto all'aspetto spirituale. E iniziamo questa nostra puntata con Monsignor Pasquale Morelli, che è appunto il parroco della parrocchia di Maria Santissima Immacolata. Ho alle mie spalle la realizzazione presepiale appunto presente in parrocchia. E Monsignor Morelli, ogni commento potrebbe apparire superfluo da parte mia, ma lei ha un po' il termometro della situazione dal punto di vista spirituale e vede appunto, vive i drammi umani, i drammi interni ad ognuno di noi proprio in questo momento di pandemia. Una fragilità che potrebbe essere anche ribaltata e renderci più forti attraverso la fede, farci apprezzare quelle tante cose che magari spesso abbiamo sottovalutato e abbiamo dato per scontato. Beh, senz'altro questo è un Natale diverso da tutti gli altri, non solo per le modalità con il quale lo stiamo vivendo, ma anche per tutto ciò che esso porta con sé. Faccio riferimento in maniera particolare all'accrescersi delle povertà dovute alle perdite di lavoro di tanti che a livello stagionale o giornaliero, ecco, non hanno avuto più questa possibilità. E quindi accanto alle antiche povertà endemiche del territorio si vengono a posizionare attualmente anche questi nuovi poveri che bussano alle porte della Caritas, della nostra attenzione, per avere aiuto, conforto, sostegno, persone dignitose. È un momento difficile anche sotto il profilo proprio della relazionalità, perché siamo stati privati ad un tratto di quelle che erano le caratteristiche nostre tipiche, l'abbraccio, il saluto, la possibilità di poter vivere una vita serena, ordinata. E il mistero del Natale che ci approssimiamo a vivere è un mistero importante per noi cristiani, in quanto ricorda la vicinanza di Dio con la storia dell'umanità, di un Dio che si è fatto carne diventando bambino simile a noi in tutto eccetto il peccato, come ricorda l'Apostolo Paolo. E questo indica anche la vicinanza della Chiesa alle sofferenze degli uomini di oggi e soprattutto la Chiesa come segno anche di speranza in questo momento particolare, perché abbiamo bisogno di riprendere con rinnovato slancio ma anche con entusiasmo il nostro cammino di fede. Per questo penso che questo Natale assuma un rilievo particolare, perché anche se privato di tanti aspetti che eravamo ormai consolidati, no, a vivere, tuttavia riscopriremo l'importanza del calore familiare, per esempio, del vivere la dimensione della relazionalità in famiglia, la riscoperta anche dei valori essenziali della fede, quali quello appunto della solidarietà, della vicinanza agli ultimi. Per questo chiediamo al Signore anche che aiuti la nostra comunità, che comunque continua a vivere anche con tutte le paure ovviamente che ancora attanagliano la realtà che stiamo vivendo, continuano a vivere l'esperienza anche di fede religiosa, che sarà caratterizzata dalla natività di nostro Signore, che comunque stiamo già vivendo in questa santa solenne novena in preparazione appunto al mistero del Natale stesso. E la popolazione penso che sia molto provata. Qualche giorno fa è successo un decesso per un Covid qui nella nostra comunità e secondo le normative non abbiamo potuto celebrare il rito esequiale. Vedere questo nostro fratello salutato qui nella piazza della chiesa
dai parenti che non potevano ovviamente accostarsi, avvicinarsi, è stato un motivo di grande sofferenza, perché noi siamo sempre stati abituati, no, a vivere anche queste esperienze dolorose delle nostre famiglie in maniera empatica, in una relazionalità, ecco, feconda e anche di attenzione grande, ecco, a questi momenti di dolore. Pensiero va a tutti ancora gli ammalati, a coloro che stanno combattendo contro il Covid, perché la cittadina di Leporano, pur non essendo eccessivamente grande, purtroppo segna un numero elevato di contagi, come anche un po' tutta la provincia ionica nostra di Taranto, che è passata dal precedente lockdown ad essere la più virtuosa, perché vi era un numero abbastanza basso di contagi, ad essere la terza in ordine di contagi purtroppo in Italia, e quindi questo ci preoccupa non poco. Richiamiamo la responsabilità, l'attenzione ovviamente, perché il bene della salute, che a Taranto riveste un'importanza preponderante rispetto ad altre zone per i ben noti problemi che tutti conosciamo chiaramente, ecco, necessita anche di una attenzione da parte nostra attraverso l'utilizzo di quei mezzi che permettono di tutelare la nostra salute, ma di tutelare anche la salute degli altri. E questo è l'invito che mi sento di rivolgere a tutta quanta la nostra comunità, che già si dimostra responsabile, ma che richiama una maggiore sempre attenzione per sconfiggere tutti insieme questo virus, questo nemico invisibile, che speriamo quanto prima, ecco, ci lasci. Speranza grande riponiamo anche nei vaccini, che saranno presto fruibili anche nelle nostre zone nell'Italia, con l'auspicio che porti davvero tanto bene e una rinnovata ripresa della nostra vita. È lungo il corso, a pochi passi dal comune, guardate un presepe con delle statue abbastanza consistenti come dimensioni, che sono state appunto collocate in una aiuola. È un tocco di eleganza e ovviamente anche di religiosità, poi chiaramente il tutto immerso nel verde dà un senso, come dire, dà una maggiore suggestione. E dopo aver ascoltato le parole del parroco, visto il bellissimo presepe della parrocchia, come detto, stiamo cercando di girare un po' di casa in casa per vedere come si vive questo Natale attraverso i presepi. Vedremo più in là anche attraverso le tradizioni, le specialità culinarie, ma dicevo, ci stiamo incentrando sui presepi. E siamo a casa della famiglia Cagnazzo, con il signor Ferdinando Cagnazzo, che ha realizzato questo suggestivo presepe. Signor Cagnazzo, intanto grazie per averci dato ospitalità. Descriviamo un po' questo presepe, la sua passione, come è nata, il materiale utilizzato. Beh, la passione è nata da piccolissimo, perché già mio zio, quando avevo 4-5 anni, loro facevano un presepe grandissimo a casa. Quindi poi con gli anni la passione è cresciuta, mi sono sposato, quindi i bambini avevano la voglia di vedere anche un presepe in casa nostra, e quindi da lì è cominciato il tutto. Quindi realizzato con tantissimo tempo, perché essendo pensionato di tempo a disposizione ne ho tanto. Ecco, quanto ci ha messo per realizzarlo? Diciamo 4-5 mesi, considerando che sono pensionato, e quindi un po' alla volta, sì. E naturalmente tutto materiale di scarto, cioè materiale di riciclo. No, quello notavo, oltre il sughero ovviamente. Oltre il sughero e i pupi naturalmente, però tutto quanto il resto è tutto fatto a mano, e è tutto materiale di riciclo, ripeto, sono pezzettini di legno che uno trova, conserva, i motorini che uno trova essendo anche elettricista, fra virgolette. Quindi tutto questo materiale che ho conservato. Abbiamo anche il mulino, vedete?
che gira. Poi la parte elettronica me lo sono costruito pian piano guardando i video su YouTube e quant'altro. Questo presepe è molto molto particolare, nel senso che lo finisco ad accendere perché non abbiamo avuto il tempo di accenderlo del tutto, è acceso ancora. Diretta, intanto il nostro sì, mi sposto un attimo. Mostrando appunto sì, nei particolari il bello proprio della diretta, ecco, vedete? Ecco. Si mette in movimento un po' il tutto. Sì. Ci sono le cascate, quindi qui c'è l'acqua che bolle nella pentola. Tanti particolari che veramente dimostrano una proprio una meticolosità, anche una, ecco, vedete le luci che si stanno accendendo, ecco, proprio per dare il senso suggestivo del Natale. L'acqua che bolle, naturalmente esce anche il fumo dai comignoli, dal comignolo del forno che sta sotto. Ignazio, allora mi viene questa riflessione così spontaneamente, ma quando arriverà il 7 gennaio, lei cosa farà? Lo dovrà disfare? Io lo lascerei così. Sempre, tutti gli anni. Tenga presente che quest'anno è più piccolo del solito. L'assessore io, Letta Lotta, lo conosce bene gli anni precedenti. Però chiaramente col passare dell'età il tempo poi per rimettere tutto quanto insieme quello che si è costruito si fa tanta, tanta fatica. Tenga presente che questo, che è più piccolino, per rimontarlo da giù dove c'è un piccolo laboratorio, a portarlo su ci ho impiegato 5 giorni. Perché come vedete anche le luci sono molto particolari, sono tremolanti, danno l'effetto delle luci delle candele, oltre naturalmente all'effetto giorno, notte, pomeriggio e alba, c'è sempre le lucine nel camino della casa e basta. Poi tutti i prosciutti qui che vedete, tutto il resto è tutto costruito a mano. I lampioni, quelli grandi, quelli piccoli, sono tutti materiali di riciclo. Sono le lattine del diluente, le lattine della Coca-Cola, le lattine della... Diciamo un presepe ecologico. Bene, signor Cazzato, la ringraziamo, Cagnazzo, pardon, lo prossimo anno verremo di nuovo, perché so che lei ogni anno, seppur diciamo ecco il cliché è quello, però lo arricchisce, lo modifica, e quindi ogni anno c'è sempre un nuovo presepe in casa Cagnazzo. Di presepe in presepe, anzi di casa in casa e di presepe in presepe, siamo presso la famiglia Marangione di Leporano per apprezzare appunto il presepe, per apprezzare l'albero. Devo dire, la cosa che mi ha colpito è questo colore rosso, che è un colore tipicamente natalizio, e abbiamo la dottoressa Marina Nobile, che è appunto la moglie del signor Marangione, il nume del focolare domestico, e quindi chi meglio di lei può illustrarci le caratteristiche di questo presepe. Questo presepe rappresenta la tradizione napoletana, perché è fatto proprio sulla base dei concetti presepali di Napoli. Tre cose non devono mancare: il benino, che rappresenta l'avvento, perché ha sognato la nascita di Gesù; il pescatore e l'acqua, perché rappresenta San Pietro e pesca le anime della fede cristiana; le pecore, perché sono genuine, esprimono la natura proprio, la natura, e seguono la nascita, il bambino Gesù. Quindi la fede vera e propria, senza sapere, senza spiegarsi, si rivolgono verso Gesù. E naturalmente
ci deve stare anche la parte borghese commerciale, perché questi rappresentano i vizi che devono essere poi mortificati. Infatti sono accanto a Gesù. E quindi la struttura è fatta con il polistirene, sughero e i colori che sono la base di tutti, che devono essere giallocra. Ecco, dottoressa Nobile, il presepe chi lo ha realizzato? Lo abbiamo fatto insieme io e mio marito. E io faccio l'idea, l'architettura. L'ingegnere, il progettista. Il progettista, mio marito realizza. Dico le proporzioni, dico come utilizzare taglia e poi io faccio la pittura. Mio marito fa anche la pubblica illuminazione e quindi fa la centrale e quindi fa lui tutta la parte. Quanto tempo ci ha impiegato? Ci abbiamo impiegato un mese circa. Le prego di mettersi in favore di telecamera, dicevo, e circa ci vuole. E comunque ci sono molti soggetti in movimento, quindi tutta la parte elettronica, diciamo, noto anche qui mentre pescano. Sì, infatti ha un suo significato, quindi deve pescare le anime buone. E ci spostiamo di qualche metro, siamo nel salotto, abbiamo fatto un'invasione di campo proprio per apprezzare questo bellissimo albero. Dicevo, l'aspetto che mi ha colpito è questo colore rosso sfavillante, che è un colore tipicamente natalizio. Per me è fondamentale il rosso, è perché è vivo e quindi deve dare luce, deve dare speranza, deve dare colore. La sua origine napoletana, sì. D'altronde anche il mio compianto papà era napoletano e a Napoli il Natale ha un suo sapore proprio. Beh, come sapore? No, intendevo non solo dal punto di vista culinario, proprio il come atmosfera. Sì, infatti a Napoli San Gregorio Armeno, tutte le viuzze di Napoli vecchia e proprio dei tribunali, tutta quella, la spacca Napoli, per capirci. Sì, conoscevo. E io l'amo Napoli. Ah, bene. E allora è tutta addobbata in questo modo. Le musiche natalizie che si sentono per le strade e beh, sì, in effetti io mi porto la mia tradizione qui. Bene, un bel Natale da casa Marangione. Grazie a tutti quanti e tanti auguri, buon Natale. Beh, stiamo girando il comune di Leporano in quest'ottica del vivere il Natale diversamente Natale. Beh, i tanti presepi realizzati con tanto amore dai cittadini per un senso proprio di religiosità profonda che alberga nel loro cuore, però stiamo proprio girando di qui e di lì e ci hanno segnalato una davvero rappresentazione bellissima di Leporano in miniatura. Ed eccoci a casa del signor Fonseca. Ecco, signor Fonseca è davvero una chicca, è davvero una miniatura che riproduce perfettamente quella che era Leporano e quella, ecco, quella di oggi. Ecco, ci descriva un po' come è nata questa realizzazione e proprio ci descriva le parti della stessa. Sì, cioè, è nata da un fatto, perché loro mi conoscono, è una vita, ho sempre raccontato Leporano, e attraverso sia le poesie, le canzoni, tutto quanto, la pittura, poi tutta Leporano, non ho più, siccome ho fatto tutta quanta Leporano, ho dipinto anche luoghi che non esistevano. Andiamo proprio a questa opera. Mi sono cimentato a fare questa miniatura qui, perché avevo bisogno di esternare ancora, perché poi la pittura, mi ero classificato. Proprio l'aspetto plastico, ecco, vediamola insieme, descriviamo, sì, avviciniamoci, sì, alla realizzazione. Intanto mi pare, ecco, di vedere in fondo il castello Muscettola, che è quello proprio rappresentativo. Anche se hanno buttato giù la torre adesso, non c'è più quella torre di sopra. Ecco. La parte di sopra, questa è stata costruita erroneamente, si dice, durante la guerra, molto prima degli anni 20 era stata costruita. Ecco, poi vediamo qui invece la piazza, il vecchio comune,
il vecchio municipio. Poi, sì, il vecchio municipio che lo buttarono giù. Io non l'avrei buttato giù perché aveva la sua storia, il suo fascino. Ecco, spostiamoci a quest'altra porzione. Praticamente questa bisogna, la cosa, la caratteristica è questi ortali che si vedono dalla parte interna, via Roma, la via che sta qui. E le case hanno mantenuto uguale, proprio sia il colore, ci sono alcune case come questa che è rimasta dal tale e quale, quella lì è cambiata tutta, quella è rimasta ancora. Ecco, qui dovremmo spostare la chiesa, qui mi pare ecco, esserci la chiesa, ecco la spostiamo in presa diretta, guardate, è rimasta intatta. Ma forse di prenderla poi si è spezzato sia la, il ecco. In che materiale è stato realizzato? Cos'è quella? La sagoma interna di legno e poi con il cartone da 8, da 2 mm, cartoncino col 2 mm, tutto fatto con il traforo come facevo una volta. Quanto tempo ci ha messo per realizzare ogni pezzo? Tutto quanto 7-8 mesi sono stato a farlo, poi non avevo più spazio perché l'avevo fatto dalla bottega da mio fratello, poi ha chiuso e non ho più continuato. Chissà, hai in mente di fare qualcos'altro? Ne faccio tante di cose. Lo dico su Leporano, proprio nel riprodurre in miniatura Leporano. Ma non penso di farlo più perché l'età non mi permette più di... Con un po' di calma, una... No, ma io infatti... Un talento come quando il suo, mi sono trasferito... Valorizzato. Quando mi sono trasferito non ho più avuto... Non c'ho più la mia camera, la mia stanza. Anche l'officina, questo, diciamo. Ho contribuito anche dove stavo prima, abitavo, avevo lo spazio, potevo fare tutto. Poi mi sono dedicato a fare i calendari, che poi non li ho fatti più, dialettali leporanesi, che da 12 anni, 13 anni l'abbiamo fatto sempre, che raccontava tutta la storia di Leporano. Bene, abbiamo avuto modo di scoprire questa porzione di storia, questa porzione di arte, e ringraziamo pertanto il signor Fonseca. Beh, vi stiamo facendo vedere i vari presepi, ma il Natale ovviamente è fatto anche di tradizioni che esaltano il valore della famiglia, in questo senso la spiritualità del Natale, appunto la famiglia riunita e le donne di casa che appunto si danno da fare per preparare quelle prelibatezze che dicevo fanno parte della tradizione. Eccoci, ci troviamo infatti in via Capece con la signora Maria Franchini, che è tutta intenta a preparare, ci dirà lei meglio, orecchiette, strufoli, pettole e quant'altro, e ci farà vedere un po' dal vivo, proprio in presa diretta, diciamo così, questi procedimenti di preparazione, signora. Allora, per le orecchiette farina, acqua e sale. Per le pettole farina, lievito, acqua e sale. E lievitazione un'ora, un'ora e mezza. Basta, per noi li chiamiamo... Gli strufoli. Strufoli, sempre. Sanno a chiudere, varia la terminologia. Alimento con tante ricette, non è una ricetta... Ognuno ha la sua. Bene, signore, allora che dire? Diamoci da fare, così facciamo vedere agli amici proprio come avviene la preparazione. Quindi la signora sta tagliando ovviamente la pasta per dare vita a queste conchigliette, queste orecchiette. Intanto vedo, signora, che già sono state fritte le prime pettole. Sì, già fritte. E niente, ora facciamo le orecchiette. E
dopo avervi fatto vedere un po' le orecchiette, e ora si passa ad altro settore culinario. Ve le abbiamo già mostrate le pettole, e vedete l'olio che incomincia a friggere e poi verranno appunto immerse nell'olio. Sì, ora li incomincia a friggere. Prego. Ecco, vedete, incomincia a preparare, e in pochi minuti le pettole così belle croccanti potranno essere degustate. Il tempo, no, di rosolarsi un po'. Quanto tempo ci vuole? Ancora l'olio non è fatto bene. No, ma poco tempo, perché se l'olio è forte le pettole si fanno subito. Vabbè, un po' alla volta ora. Noi ecco, vediamo. Ecco, vediamo già il prodotto, l'abbiamo già visto, il prodotto finito, così come mi incuriosiscono questi strufoli cosiddetti sanna chiuderi. E allora le pettole si stanno soffriggendo e intanto vengono appunto deposte nel piatto, poi magari, non so, verranno zuccherate, so che a seconda dei gusti. Sì, sì, si mette sia lo zucchero che il miele, come li preferiscono. E quindi vedete, queste sono belle flagranti. Sì, sì, questo è il procedimento. Il bello della diretta, siamo appunto tra gli amministratori, con gli amministratori del comune di Leporano, e vedete l'assessore Lotta, il sindaco, e poi abbiamo tutti gli altri. L'assessore Lotta ci presenta, ci offre, diciamo così, queste prelibatezze che ora degusteremo. Sono diciamo specialità leporanesi, e oltre a queste poi ci sono i taralli col pepe, il tarallo con lo zucchero, biscotti, tutto ciò che rende poi il Natale in famiglia, veramente il Natale della, io lo identifico come il Natale della famiglia. Ecco, sindaco, lasciate le carte amministrative, è bello il contatto diretto con la gente, perché poi Leporano è una comunità allargata, è una grande famiglia, e questo contatto, questo rapporto diretto con i cittadini è particolarmente opportuno in un momento difficile. Il calore umano ci aiuta tanto. È sempre stata una prerogativa della mia attività amministrativa quella di essere vicino ai cittadini, e quella di stasera è veramente una bella occasione. Loro ci hanno consentito di entrare nelle loro case, quindi siamo contenti di essere qui questa sera a gustare queste prelibatezze che la signora cortesemente ci sta offrendo. Sono le nostre tradizioni, le tradizioni locali. Vediamo qui le orecchiette, ecco. Veramente è bello essere qui questa sera in questo momento di difficoltà, sentire il calore umano, questo veramente ci rende orgogliosi dei nostri concittadini. Non c'è solo Leporano centro, ma esistono anche le periferie che vengono considerate anche per quanto riguarda gli addobbi natalizi. Sindaco, vediamo questo bellissimo albero qui nel centro appunto commerciale di Gandoli, San Tomai. Sì, sicuramente per me non è mai esistita una divisione fra Leporano centro e Leporano zona esterna, quindi, e questa è la dimostrazione che noi siamo attenti, diciamo, sia al centro storico ma anche alla periferia, e ne è testimonianza questo albero che, come vedete, è veramente stupendo, no? Quindi abbiamo voluto rendere più viva questa zona San Tomai, e ripeto, noi siamo molto, molto attenti ad accontentare tutti i nostri cittadini. Per noi i cittadini del centro storico, i cittadini della zona esterna devono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità. Diciamo che in sintesi è Natale per tutti. Bene, è il momento di congedarci. Abbiamo visto questi meravigliosi presepi fatti con amore nelle varie case. Abbiamo riscoperto le tradizioni culinarie tipicamente natalizie, e ci salutiamo qui dinanzi alla chiesa con questa magnifica stella, la stella della speranza, una speranza che parte da Leporano.